Ben ritrovati a questa nuova puntata di Como Caffè. Siamo allo Spazio Gloria, Circolo Arci. Il mio gradito ospite recente è stato Enzo D'Antuono, il presidente. Adesso siamo in un'altra location, non siamo più nel foyer, ma siamo nella sala di proiezione del cinema principale con il mio amico fraterno, Stefano Annoni. Ciao Stefano. Ciao Isi. Ci conosciamo, tanto è inutile star lì a contarla su, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini e facevamo la collezione delle figurine della Panini del Milan. Sì, segui ancora il calcio? È vero, no, in realtà no. No, okay. Ma non è spocchia da attore, no. È proprio il tempo. È il tempo e il Milan che fa cagare, però neanche il Como. No, non stiamo andando molto bene. No, insomma, manca un po'. Siamo in un posto iconico per la città di Como, per noi, perché ci siamo cresciuti. Da piccoli venivamo qua a vedere i primi spettacoli e poi ci siamo tornati per mille altri motivi, dalle assemblee d'istituto. Le assemblee d'istituto. Sono stato eletto rappresentante d'istituto qua, sono tutti matti. Cioè, ti rendi conto. Io non so neanche, so il motivo per cui ti ho voluto così tanto e tra poco lo scoprirete. Tu sei un attore, però in realtà per me, dentro di me, non ti ho mai visto solo come un attore, ti ho sempre visto come un artista, che poi è capitato a fare l'attore. Può essere? Sì, io faccio fatica, allora ci ho già messo un po' a definirmi attore, perché all'inizio mi imbarazzava dirlo, nonostante avessi magari un diploma di una scuola, eccetera, perché la gente ti guardava sempre in modo strano. Quindi adesso posso dirlo, sono un attore. Artista faccio una fatica pazzesca, ma per colpa degli artisti, cioè quelli che ti arrivano e fanno una cagata e ti dicono è arte, non c'è dietro un pensiero o qualcosa di più o una tecnica, si vendono come artisti e quindi secondo me sminuiscono quello che è invece il lavoro di un artista. Però quello che posso dirti è che mi è sempre piaciuto lavorare con l'arte, quello sicuro, e probabilmente faccio l'attore proprio perché toccare l'arte, la cultura è sempre stata una mia passione. Questo è un luogo, tra l'altro, che è mutato nel corso del tempo. Come io e te siamo cresciuti, tu un po' meno, perché hai sempre questo aspetto giovane che mi fa, mi fa sempre molto arrabbiare. Questo resta uno spazio polifunzionale. Sentirete magari in sottofondo qualche vocio, perché tra poco, poco più di mezz'ora, il cinema si anima. La proiezione pomeridiana avrà luogo e quindi è bello sapere che un luogo come questo, uno dei pochi che sta ancora cercando di fare cultura a tutto tondo a 360 gradi, sta cercando di tenere botte, di tenere forza. Ricordiamo la campagna Manchi tu nell'aria. Ne abbiamo parlato con Enzo, importantissimo, infatti, salviamo assolutamente questo spazio, signori, se no è veramente dura in questa città, salviamo questo spazio. Ed è dura in generale fare cultura, ma capire che questa può essere la strada per sé e per la propria famiglia. Io mi ricordo quando eri agli albori, hai iniziato, è stato difficile. È stato difficilissimo. Capire anche che... Anche perché, vabbè, allora, intanto la scelta di fare diventare del teatro una professione è avvenuta non proprio per caso, però quasi, nel senso, io ho finito il liceo, mi sono chiesto cosa posso fare andando avanti e mi sono un po' immaginato quello che potevo essere dopo qualche anno. Le cose che mi venivano bene era stare con gli altri, l'empatia, la comunicazione e soprattutto quando io ero giù da un palcoscenico, mi capitava anche con la musica, ma non sapendo suonare niente purtroppo, volevo essere sul palco, proprio avevo voglia di fare più che di stare lì a guardare. E quindi grazie a un insegnante di teatro del Giovio, Giacomo Puzzo, e a un amico, Davide Marranchelli, che aveva provato questa strada prima di me, ho detto, senti, provo a fare il provino per l'Accademia, la Scuola d'Arte Drammatica da Paolo Grassi a Milano. Però sempre con l'idea di dire, se poi non mi piace come professione, perché come fai a sapere cosa vuol dire poi lavorarci tutti i giorni col teatro, non è lo spettacolino che fai la sera una volta ogni tanto, se mi piacerà allora potrà diventare una professione, altrimenti avrò perso un anno o due e mi iscrivo a Scienze della Comunicazione, quello che sarà. Certo. E in realtà è andato bene, mi sono proprio innamorato del mestiere.
Il problema è stato che forse festeggiando proprio la fine della scuola o in una festa del room al mitico 110 gestito dal mio amico San Giorgio, me lo ricordo bene, a una festa del room probabilmente lì insomma ho messo incinta la mia ragazza di allora, che è diventata poi mia moglie. Ecco, diciamolo, ciao Claudia. Quindi questo capita 13 anni fa, quindi io praticamente ho iniziato a lavorare e mi nasceva la figlia insieme. Grande panico iniziale, poi per fortuna sostegno della mia famiglia, che mi hanno detto hai studiato per questo, ti sei impegnato molto per questo, provaci. E anch'io mi sono detto va bene, ci provo, i primi anni mi hanno dato effettivamente una mano, mia moglie ha dato una mano grandissima perché è stata la prima a dirmi senti io non ti voglio qua, che vai a lavorare, fare un lavoro che non ti piace e poi sei magari depresso. Vai, fai la tua strada e troveremo il modo di andare. E all'inizio è stata difficile. E all'inizio è stata tanto difficile. All'inizio è stato difficile, però ho avuto tanti. Allora, è stata anche una gran fortuna perché avere una figlia a 23 anni e dover lavorare mi ha fatto subito uscire da quel aspetto un po' fighetto del ho fatto l'accademia, esco, non faccio le pubblicità. Io prendevo tutti i lavori e li facevo, credo, al 110% perché dovevo dimostrare che la fortuna di essere una persona che comunque negli ambienti di solito si trova bene e quindi facendo vero la mia professionalità e la mia voglia di lavorare sono riuscito ad andare avanti. Non sono mai stato un attore fenomeno, non ero il Maradona della situazione, anzi ho sempre dovuto lavorare molto. C'era chi arrivava e sapeva il dialetto in un attimo, c'era chi arrivava e sapeva cantare già benissimo, chi aveva già fatto scuole prima di me. Però col lavoro, e questo mi è stato detto da un grande maestro giapponese, che alla fine del percorso scolastico, e questa vabbè me la tiro un po', però mi piace ripeterlo, che lui perché no? Mi ha detto, ma tu partito qua, io ho detto, ma cazzo fa tu questo attore giapponese, poi lo imito male, c'è chi lo imita meglio perché è più bravo, ma tu cazzo di attore di Bergamo, no, guarda che sono di Como, ma Bergamo tu che cazzo va a fare muratore, e invece poi ho visto che altri qua, tu poi fine qua, altri qua. Poi ho divertito con te e quindi sono state delle belle soddisfazioni portate avanti e devo dire un po' per indole tendo sempre a fare le cose al 100% e quello credo che sia la cosa che mi ha dato più fortuna, cioè che mi ha fatto arrivare a fare quello che ho fatto ed aver compiuto 12 anni di questa professione essendomi mantenuto appunto a parte i primi anno e mezzo facendo questo lavoro. Tu e l'amico Davide vi siete prestati tra l'altro a fare due cortometraggi scellerati degli albori sceneggiati da me, uno è andato bene, l'altro chi lo sa se lo vedremo mai e oramai è passato talmente tanto di quel tempo e quando ti ho visto lavorare su un progetto fatto da ragazzi senza due lire e io ho visto l'impegno che ci mettevi, il fatto che eri sempre presente, che è difficile spiegare questa cosa, però la serietà si denota soprattutto da questo, dalle piccole cose, dall'aiutare gli amici, soprattutto quando magari devono iniziare, tu avevi già magari un certo tipo di esperienza e potevi aiutare. Come adesso per esempio stai facendo, adesso che sei un attore affermato e arrivato con grande... Affamato. Stai aiutando uno spazio, Enzo, uno spazio come questo, ma anche i ragazzi a capire che l'arte teatrale, l'arte cinematografica, l'arte generale attoriale è un qualcosa per cui bisogna impegnarsi quotidianamente, bisogna studiare, perché adesso a me fa un po' specie il ragazzo che deve diventare il grande giocatore di calcio, comprende che si deve allenare tutti i giorni, 4 ore, anche sotto la pioggia. Invece il mondo era... Un po' il discorso il mio iniziale dell'arte era un po' provocatorio in questo senso, no? Il mondo dell'arte in generale, io che scrivo un libro, vabbè, tanto è ti metti lì. È la sensibilità che ti guida, no? Bisogna studiare, ragazzi, bisogna impegnarsi. Non è la sensibilità ti permette di mettere su carta o su un palco un qualcosa di incredibile e di nuovo, ma bisogna avere un pregresso, bisogna imparare, bisogna. E quello che tu hai detto prima del fatto che altri erano, che non era il Maradona, che altri erano già.
per chi non ti conosce, tu sei sempre stato uno che ha cercato comunque di dare sicurezza, perché un po' bisogna anche dare quell'impressione per cercare un attimo. Ah beh, certo, certo. Ma poi sì, ecco, la sicurezza mi derivava dal fatto che mi mettevo a lavorare. Oggi parlavamo... Come studiare a scuola. Un po' come studiare Non potevi aver paura se studiavi. Esatto, se sei preparato, forse appunto il fatto di non sapere, di dover studiare, mi portava a essere poi sicuro in scena. E poi con l'esperienza le cose sono anche un po' cambiate naturalmente, però questo impegno. Io devo dirti che fin da piccolo però ho avuto questa... Ad esempio, giocavo a basket. Mm-hmm. Finché abbiamo avuto un certo tipo di allenamento, che eravamo scarsi, avevamo delle schiappe, però ci faceva tirare fuori qualcosa, un impegno, iniziavamo a guardare gli schemi, avevamo 10 anni. Poi ho cambiato società, sono finito in uno che era, ma sì, buttiamo il pallone, entriamo dentro. Chi se ne importa, tanto basta. Io ho smesso. Ho smesso di giocare perché vedevo la cosa che non era fatta con impegno. Quando ho iniziato a fare l'attore, lì forse sulla famiglia, non so, però mi ricordo chiaramente mio padre ha detto, va bene, prova, però lì devi studiare, perché devi essere uno preparato, non l'attore che arriva su, che effettivamente vedo oggi un lavoro dove tu sei in continuo studio, ricerca, approfondimento. Io non so cosa faranno i nostri figli, io ci penso molto e cerco di parlargli spesso con i tuoi, è molto più semplice perché hanno un'età per cui... Un adolescente, forse è più facile non parlare. Dici che dopo a un certo punto c'è una sorta di regresso esatto. Per cui, ok. Però io me lo pongo sempre questo problema di non aver paura, innanzitutto, perché non bisogna avere paura, perché... Sì, mettersi su un palco, ma anche davanti a una telecamera, investire su se stessi, sulla propria immagine, cercare di fare un lavoro, saremmo degli incoscienti se non avessimo un minimo di paura. Però deve essere una paura costruttiva su quelle che possono essere le nostre aspettative. Certo. Però dobbiamo insegnargli ad avere il coraggio e, avendo un impegno, quindi si riesce ad ottenere un risultato. Sì. Qualsiasi esso sì, sia. Sì, qualsiasi esso sia. Poi non so se magari... Ma guarda, farà la ballerina, non lo so cosa succederà nella vita, però qualsiasi cosa sia deve esserci un costrutto, un'idea che sta alla base. No, è vero. Guarda, quello che dico spesso ai giovani, poi adesso mi sta capitando di lavorare tantissimo con i giovani perché sto facendo un progetto proprio per le scuole medie, è uno appunto andare in fondo nelle cose che si fa, sono due aspetti che sembrano in contrasto l'uno con l'altro, uno andare fino in fondo, impegnarsi su quello che si è, cercare quelli che sono i propri talenti e cercare di svilupparli, le cose che ci piacciono di più. E dall'altro però anche una tranquillità del sapere che si può cambiare strada, che bisogna fare questa cosa con impegno e tranquillità, è un po' difficile ed è un po' il mio modo di lavorare, impegnarsi ma con un po' di ironia, un po' di battute, perché almeno l'ambiente di lavoro è anche piacevole, perché se io devo fare... lo spettacolo sull'Olocausto e tutto il tempo sono lì che mi trafiggo pensando ai morti e non si può mai scherzare, non dico che poi lo spettacolo diventi comico, però l'ambiente deve avere un clima leggero, giocoso, soprattutto per la professione che faccio, quindi appunto serietà e impegno e tranquillità e poiché mi insegna molto il teatro, possibilità di sbagliare, di recuperare i propri errori. E un'altra cosa che quando mi chiedono appunto di fare l'attore, io dico anche: non necessariamente deve diventare una professione. Ci sono anche lavori che possono rimanere una passione, come il mio gruppo musicale. Alle volte fanno cose migliori gli appassionati, gli amatoriali, tra virgolette, perché amano quello che fanno di magari chi è poi costretto a fare tutto l'anno le pubblicità perché non riesce. Io, la fortuna forse mia, è quella di aver sempre unito un aspetto più commerciale, quindi parliamo di fiction, spot, un commerciale più alto e più bello che sono state le grandi produzioni che ho fatto, ma anche uno più di pancia, più personale, che è quello che ho fatto con le piccole compagnie, certo, gli spettacoli che porto in giro. E scusa, poi mi ricollego a una cosa che mi è venuta in mente prima, rispetto ad esempio al lavoro che abbiamo fatto insieme. Io ancora oggi mi rendo conto che grazie a quel cortometraggio io ho imparato un metodo che ancora oggi lo sviluppo, intanto a lavorare con gli altri, ma anche a dover capire da solo come devo portare avanti una cosa. E poi lì avevamo, mi ricordo, come punto di riferimento un fumetto. Sì. Avevamo come punto di riferimento un fumetto. E io avevo, ma me lo sono inventato io, che poi in realtà è una cosa che si fa, ripreso il corpo del fumetto, poi facendolo mio, che è un metodo che uso tutt'oggi, cioè di diventare
mimetico, camaleontico con quello che si ha davanti, che sono esercizi teatrali che si fanno con tutti, ma farlo concretamente col fumetto, con la figura. E questa, ancora oggi se ci penso, penso a quel lavoro lì. Io mi sono divertito proprio tanto. Beh, è stato bellissimo. Però eravamo all'Hotel Milano, chiuso. Sì, chiuso, adesso non c'è più, e è stato un pezzo di storia. Io starei con te qua delle ore, ma tra poco devono fare la proiezione, si sta riempiendo la sala. No, ma tranquilli. Io ti ringrazio tanto di avermi dedicato questo tempo e di aver potuto parlare di te, ma soprattutto dell'importanza di credere nei sogni, che è un po' il progetto che io sto cercando di fare con questi video, di far capire che quello che sta dentro le persone è quello che fa la differenza. Sì, portatelo avanti. Io spesso non possiamo aspettarci che siano gli altri a farci fare le cose. Lo vedo con la mia compagnia e un ragazzo, per dire, l'anno scorso mi ha detto: ma come faccio con i miei compagni a fare questo, cioè vorrei fare questo spettacolo, come faccio? Ma mettiti insieme, come fa un gruppo musicale? Anche il teatro si può fare in quel modo. Fate voi, perché soprattutto i giovani hanno un sacco di possibilità. Quando lavoro con i ragazzi io spessissimo tendo a far fare loro e poi lavorare insieme, ma quando uno si sente responsabilizzato e indipendente può farlo. Non è semplice. E poi la cosa difficilissima è anche capire qual è il sogno per qualcuno. Ah sì. Quello credo che sia un altro grosso problema. Forse noi abbiamo avuto la fortuna di capire più o meno qual era la nostra strada, però ecco, non è detto che anche nelle altre strade che abbiamo affrontato non ci siamo impegnati. Io giocavo a pallanuoto, anche lì non ero un fenomeno come il mio amico Chicco Pagani, che è andato fino in nazionale. Però insomma ero lì tutti i giorni, facevo 2 ore di allenamento, nuotavo come un bastardo e c'ero. Infatti ho le spalle grosse. Come per salutarvi mi viene in mente, come nel film preferito di mio figlio, di Hayao Miyazaki, Kiki consegna a domicilio. Non l'ho visto. Vabbè, recupererò. Il suo amico deve fare un aereo particolare e lei gli chiede come mai per andare in paese, lui decide comunque di prendere la bicicletta. Esercizio, esercizio, esercizio. Fondamentale. Grazie mille, Steve. Grazie, Easy. Grazie a voi. Ciao. Alla prossima.